Ciao ragazzi, siamo in questa settima tappa della Vuelta a Spagna con la Bora Hansgrohe. Ora siamo con Davide Formolo, campione italiano tra l'altro. Siamo in questa settima tappa, dobbiamo andare in fuga per i punti della montagna con Davide Formolo appunto. E quindi se riusciamo ad andare in fuga ci vediamo al campionato di terza categoria. A dopo. Ragazzi, siamo a un chilometro al campo di montagna di terza categoria, dunque due punti al primo. Ho avuto anche fuga anche Hakam, perché non sapevo cosa fare con Hakam. Vabbè, alla fine ho avuto anche lui per 15 punti dello sprint intermedio. Lo sprint intermedio, c'è solo uno. E smetto di seguire l'attacco, ok, c'è già, lo confermo. Però con Davide Formolo, perdiamo in questo momento la nostra vera volata, scusate. Dai, no, arriva Vellens, vabbè. Un punto, vabbè, dai, vabbè, lo stesso. Ora, ci vediamo al campione montagna di quarta categoria. Ah, dopo. Ragazzi, un chilometro e una campione montagna. Sto cercando di essere un po' di posizione con Formolo. Quarta categoria, dunque, due punti, un punto al primo, scusate. Siamo quando si mette del forno, parte Team Vellens. No, si ferma poi. Riparte Team Vellens. C'è anche Ackerman lì da noi. Parte ora vera volata. No. Prendiamo anche Toschi stavolta. C'è anche lui in fuga con noi. E ci vediamo allo sprint intermedio con Pascal Ackerman. Ah, dopo. Okay, ragazzi, un chilometro e 4 allo sprint intermedio. Sono un po' indietro purtroppo, raga. Ok. Abbiamo 15 punti. Non c'è nessuno veloce come noi. Andiamo di... C'è anche in discesa, quindi partiamo prima. C'è indubbiamente più veloce, c'è anche Vellens qua, ma comunque le strabattiamo, raga, siamo più veloci. Quindi ci vediamo al campione montagna di prima categoria. A dopo. Okay, ragazzi, un chilometro da campione montagna di prima categoria, dunque 10 punti a prima, parte volata un po' in anticipo, diciamo così. C'è ancora Davide Formolo, c'è ancora Ackerman, però è stanco perché in seto non va molto. Andiamo anche il gel rosso Ackerman. Come vedete, non ho il gel blu io con Formolo, perché purtroppo non ho... Ho fatto un errore, volevo mettere a tirare Ackerman, cosa che ho fatto perché prima era indietro. Soltanto che poi non... No, per quale ho dato il gel rosso. Andiamo intanto, ultimi metri, il mio terzo posto, sì. Buono, 6 punti, dai. Prima Vellens, poi Kwiatkowski, buono. Vabbè, andiamo da Ackerman per ritornare. Ci vediamo al prossimo campione montagna. A dopo. Ok, ragazzi, allora siamo a questo campione montagna. Tanto che la situazione è questa: c'è ripresi con Formula Ackerman. E purtroppo è fuga solo, è andato solo Vellens. Con poi un gruppetto che è appena partito con Paul, Geshku e Calmejon. E poi Gamamat. Quindi si è scremato tutta la fuga. E vabbè, purtroppo non si è riuscito a fare ripresi. Adesso ci vediamo alla salita finale, dunque. A dopo. Ragazzi, siamo anche sulla salita finale. Purtroppo non siamo riusciti a fare tanto. Siamo ancora finiti. Siamo con Michael, ho detto a tutti i miei compagni di seguire senza faticarsi, perché magari ci saranno tappe future per andare in fuga, anche a forma soprattutto. Ora siamo con Mike, sempre a fare classifica. Siamo a 1 minuto e 30 dalla terza corsa, che è Roglic, poi c'è Nibali. Mancano 3 km 2, quindi schippiamo un po' e vediamo di fare qualcosa di buono. Anche se, vabbè, qua c'è gente che ci si pianta davanti. Tanto c'è ancora Nicky Tapstra. Noi siamo un bel po' indietro, siamo ad un 56 in un gran bel gruppo. Vuole andare in defiance, schippiamo ancora. Vediamo un po' dove ci porta la sorte. Andiamo un chilometro, vabbè. Purtroppo non conta tanto. Tappa troppo dura per noi. Comunque non eravamo in forma. E ci vediamo nel prossimo video. Ah, anzi, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina e di sapete essere salutati, di scrivere un commento oppure iscrivervi. E quindi saluto Mister Giaffo, che si è iscritto. Adios.